Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Mutant ER Zero Road to Eden. Bene, siamo in un nuovo episodio per andare in un posto nuovo, il Castello della Luce. Vediamo un po' che succede da queste parti. La zona sarà sicuramente impervia e la missione si sta cominciando a infittire. Vediamo un po'. Ci dice niente. Io volevo andare qui in questo punto interrogativo qua, che sembra una motosega, qualcosa del genere. Comunque le esplorerò un po' tutte le zone per vedere un po' che succede. Bene, andiamo un po' a vedere. Speriamo bene, incrociamo le dita, che non ci sia un casino troppo esagerato. Tanto ormai abbiamo capito che dobbiamo andare proprio alla carica totale, perché fare in stealth ormai non ci è più possibile, perché le armi sono troppo deboli e i mostri sono troppo forti. Vedo qualcuno là in lontananza. Dunque, qui andiamo verso. Madonna, è vasto questo territorio. Quindi devo capire bene dove andare e cosa fare. Adesso non vedo quasi. Non vedo. C'è uno qua, Rottami. Che ormai non sappiamo neanche più cosa farcene, a parte comprare i medikit. Servirebbero i manufatti, in effetti, così da poter. Non mi fai andare qua, no? Da poter almeno sbloccare un'abilità o due. Perché insomma, qui ho un medikit. Ottimo, vediamo un po'. Io continuo a esplorare. Magari c'ho un po' di fortuna. Vediamo. Oh, salve. Welcome to the Castle of Light. Forgive me for not providing the illumination this castle is known for. I pray that someday we will once again be a beacon of light for weary Soltanto di quella luce che non vedo travelers. I niente. swear, you got a nice place here. Would your name happen to be Lux? We heard you outside. Lux, I am. You say you heard my voice in the zone? Quite interesting. Perhaps the fates brought you here. You look strong, well armed. You get things done, yes? Hells yes. We're stalkers. We take everything the zone throws at us and then some. Then I humbly request your assistance. There is a pack of renegade ghouls who wish to keep the zone in darkness. They stole the key to the sacred sanctum, where the lights get their power. Perhaps you can help me recover this key from the Non è quella che avevamo ghouls. trovato prima di It's a chiave. special key. You wouldn't miss it. Return it to me and I'll reward you handsomely. Noi avevamo I like trovato una handsome chiave. rewards. We'll deal with the ghouls and get your keys. Noi avevamo trovato una chiave nel scorso episodio. Dove cazzo vanno? Io voglio provare. Cioè, io l'avevo preso una chiave e c'erano i ghoul? Non mi ricordo. Vediamo cosa ti dice. Ah, nei campi metallici dobbiamo andare. Credo. Mi fai vedere dove devo andare? No, non mi fai vedere perché qui dice c'è ancora la missione di quello là. E però io la chiave l'ho presa, almeno se era quella. Però mi devi dire qualcosa, tipo, non so, non mi dice un cazzo. Santa miserica. Vediamo se riesco a trovare qualcosa qui. C'è troppa luce io. Se vado senza luce io vado lento, quello è un problema. E quindi niente, rottami, varie cose. Vediamo che se qui c'è qualcosa, altri rottami. Carità, gli rottami fanno sempre piacere. Però se trovassi, non so, qualcosa di veramente utile. Perché fino adesso non abbiamo trovato delle gran cose. Armature relativamente utili, cose relativamente buone, ma tutto relativo. Niente di veramente proprio da dire. Cavoli, questo item è una svolta. Invece no. Sempre armi decentemente più potenti, insomma uguali, non niente di che. Io. Cosa c'è qui per terra? No, niente. Lui non si fa parlare, non si fa fare niente, non si capisce. Vediamo un po', qua non posso entrare. Qua ci sono dei coriandoli, non si capisce. Hey, that Lux guy seemed pretty cool, right? I hear you there. Seems like he can be a friend. I don't have friends. Well, except you lot. But another friend would be cool. Lux's lights are a beacon of hope for the zone. Let's turn them back on. We're gonna have to convince those ghouls to give us back the key. La key, dov'è la key? Non è chiaro.
Fatemi vedere se c'è qualcosa che magari ho perso. No, io di solito per lo sto bene, però mi è già capitato di tornare indietro e di cannare qualcosa. Allora, io vorrei sapere tanto la chiave che avevo trovato nello scorso episodio a cosa appartenesse, a che serratura appartenesse, perché non è chiaro. Ho trovato una chiave, però non l'ho potuto usare. E non mi ha detto niente di questa chiave. Pezzi di armi, ok. Mamma mia, che zona vasta. Non so proprio dove andare. Oh, dimmi che manufatto ti prego. No, Tamici, ho detto. Perfettico. Allora, vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Siamo a 280, ci stiamo rimpinguando con i rottami, per carità, We shouldn't go further into the zone until we find your friend Hammond. Devo salvare Hammond, ho capito, ma tu mi chiedi di salvare in un posto un po' ostico? Adesso di andrò, se proprio ci tieni così tanto, ci andrò. Però avrei gradito un contesto. Va bene, dai, andiamo da questo Hammond, questo ci scarta via tra le balle. E dopo il casino. Allora, Hammond lo troviamo qua, quindi mi tocca andare di qua. Nei campi metallici. Ma dovevamo fare un casino di strada quando ero qua che potevo andarci, mannaggia te. Vabbè, andiamoci da questo Hammond, se no dopo rompe le balle. E dopo un casino. Perché non mi dici che devo andare? Ah, perché giustamente lui la conosce, ma se sono tonto è così. Devo andare di là. E da di là non devo andare giù, devo andare a est. So che est è relativo per lui, sarà questo? Devo capire cosa intende lui per est. Va bene, andiamo. Oddio, vedete già, non riesco ad andarci, quindi devo andare a nord, poi a est. Ok, proviamoci pure. Entriamo qui dentro, che non c'è niente. Da questo avevamo già esplorato una parte, quindi sì. Era quello dove avevamo ammazzato inizialmente il tipo. Sì, mi sembra di sì. È un bel casino. Sta incominciando a essere difficilotto. Campi metallici, no, dobbiamo andare di qua adesso. Dovrebbe essere questo, spero, eh. No, però Hammond dice che devo andare di là. Probabilmente è qui. The sacred mushrooms are not to be eaten. They can be used only for holy ritual. Oh, salve. Vabbè, 24. Prevedo una brutta battaglia, ragazzi. I told you to split it with me. Tell me what happened. Did you see the ancients? Hell no. Ah, qui c'erano tutti i funghi, ricordate? Purple laughed at me. So I started laughing. Then I took a piss. No. That felt real good. So what's the big deal? Io andrei dal macellaio qua a fare un po' di piazza pulita. Blimey. Did you see all this food? Who knew ghouls could be farmers? Ok, mamma mia, ma che raggio hai? Ma sei esagerato, ragazzo, eh? Ma vedete che raggio che hai? È mostruoso. Come fa a avere un raggio così? Ah, perché io ho la torcia, ecco perché. Ma il problema è che il raggio è lo stesso alto. Proviamo così e vediamo che succede. Abbiamo la posta silenziata, la pistola silenziata. Dovrei farcela? Perfetto. Vai. Ottimo, così. Questo dovrebbe essere stato a posto. Oh, ma io è un po' che non salvo, ragazzi. Non mi dite niente. Allora, salviamo. Ecco qua. E andiamo a prendere la tua ricompensa. La tua. Che cazzo era la tua? Saccheggia i rottami, grazie. Non mettere la torcia, grazie, molto gentile. Ah, qui arrampicati. Molotov. Allora, 34. 24 e 30. Vediamo un po' se riesco almeno a essere vicino. Hey, over here. Lì ci vorrebbe una granata amp, lo sapete, così almeno ce l'ha lui, eh. Così almeno lui sta buono due turni e ammazziamo l'altro, perché 24 ce la facciamo. Vai! Allora, vediamo un po'. Granata amp. Vai! Ma perché le granate amp non fanno più un cazzo, ragazzi? Cioè, è preoccupante la cosa, eh? Molto preoccupante, anche perché costano gli accidenti. Ah, lui non è un bot, bella figura di merda. Ho buttato una
Una amp per niente. Dai, ma sembrava un robot. Sono proprio ceccato stamattina. Insomma, sì. Vabbè, la ricarico perché, ragazzi, la amp costa 80. Io non ho proprio l'anima di perderla. Allora, vediamo un po'. Se io andassi qua sopra, io ci provo, ragazzi, perché tanto ho dei bonus, perché non usarli? Insomma, sì. Però venite, mi raccomando. Forse lui è meglio metterlo qui perché ha una mira di merda. Ok, Dax, lo mettiamo qua. Benissimo. E lei la mettiamo qua. Ok, io ci provo. Ah, ti salvo, così magari facciamo una figura meno pessima. E proviamo l'imboscata. Allora, chi proviamo per prima? Io direi lei. 75 per critico, 75 per critico. E per cento di critico. Io non so dei due chi è peggio. Proviamo lui. Tanto la canna era sicuro, vero? No, l'ha preso. No, l'ha messo per terra, l'ha buttato. Non capisco questa loro. Vai. Perfettico. Grande così. E vai lui. Grande. Bingo. Perfetto. Allora, posso togliermi anche tranquillamente le armi da silenziate. Tanto non serve a niente. Spero che si avvicinino. Non si sono avvicinati. Si sono... Ah! Ah, ma allora siamo a posto. Se venite anche voi. Un po' di compagnia fa sempre... Quello è salito per scendere. È stato bravissimo. Mi è piaciuto molto. Ok, vediamo un po' che succede. 100%. Ciao, è stato un piacere conoscerti, veramente è stato bello. Già, lo dico sempre anch'io. 25 critico è un po' poco. Tu sei? Non lo so chi è lui. Ah, è Dax. Che cazzo c'ha Dax di granata? Lancia bomba. Lancia bomba al punto di impatto. Che bomba è? È una bomba che non fa danno perché non dice niente. 25% è un po' poco, in effetti. Andiamo con questo. Ah, ragazzi, se non provo, non provo. A vuoto, mi sembra ovvio. Un pallettone che spara tanti di quei tipi di... Ha un raggio bello grosso. E così, insomma. Scusate, ma qui, porca miseria, deve capitare sempre il mondo. Porca vacca. Allora, dai, ce l'abbiamo fatta. Purtroppo la sfiga è sfiga. Non ci facciamo niente. Questo si dà la potenza. Una buona guana. Ok. Aia, ma come cazzo fate da laggiù che c'è un edificio? Le stronzate di sto gioco non le sopporto proprio più, guardate. Allora, vai qua. Poi vai qua. Poi vai qua. Ok, proviamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa. Ma tiratore niente. Quindi andiamo di lui. Tiratore niente. Quindi andiamo di lui. Niente. Voglio vedere se adesso riesce a prendermi. Testa di cazzo. Scusate, però insomma. Ok, vai. I will cast you. Tirano un'altra, mi raccomando, eh. Figuriamoci. Fantastico. Sì, cazzo, ma facete delle merde però, cazzo, eh. Siete delle merde. Che poi ne posso curare solo uno. C'è i maroni ottagonali, eh. Sì, sta zitto. Sta zitto. Non rompere. Ma parlano troppo sti giochi. Cazzo, stiamo combattendo sempre a parlare. E poi non ci sono neanche sottotitoli. Cazzo, capisco cosa dite. Dai, su. Allora, 25% di critico. Vediamo. 25% di critico. Ah, cioè, avrà sempre così, vero? Bravo. Figuriamoci. Loro ci prendono sempre, perché figuriamoci, se non ci prendono. Infatti, guarda, cioè, neanche dirlo. 25%. No, vada, io ste strozzate qua proprio non riesco a digerirle, non ce la faccio. Proprio non ne fa per me. Bisogna che trovi un modo diverso, perché
si mette a far stronzate sto gioco. Quando per farlo diventare difficile, fanno le stronzate. Dopo non mi piace. Allora, andiamo prima da loro. Vediamo un po'. Tanto comunque arrivano tutti. E il problema è, chiamiamo per primo, cercando comunque di essere al riparo. Perché tanto io 24 punti non li faccio con la pistola silenziata. C'è poco da dire, eh. Devo provare a vedere se si allontana abbastanza da essere non rilevato. E la cosa mi piacerebbe alquanto. Perché vedete, il raggio comunque è lontano da loro. Però va a capire cosa il gioco, come cazzo ragiona. Perché ragiona come buco di culo. Abbiamo visto tutti. Allora, vediamo. Io salvo come al solito, perché insomma di figure di merda ne ho fatte già troppe. E vediamo un po' cosa fare. Allora, cambiamo arma. Ok, abbiamo arma tutti. Lui ha al 50%, non mi piace. Lei ha il... lei o lui, chiunque sia, al 75%. E lei al 75%, però ha un 100% di critico. E fa tanto. Don't know who you're messing with. Ok, grande. Perfetto. Vai con l'altro. Il nemico ti ha sentito solo lui, in teoria. 50. Oh, ho preso. Perfetto. E adesso ti manca Dax, che io Dax lo posso anche portare qui, insomma. Vai. Vai. Perfetto. Vediamo se c'è la seria. Ci hanno sentito? Figuriamoci. Ma figuriamoci. Cioè, ma dai, non è possibile che ci sentano sempre, ovunque noi siamo. A volte non ci sente mai nessuno, anche se sono vicini. Con un fucile a pompa, a volte invece ci sentono. Il gioco non fa capire un cazzo, come al solito. Che non si capisce una mazza questo gioco. E io non so come fare. Allora, il problema è che io sono di livello 41, quindi, cioè, in teoria il gioco vuole che io vada qua, perché è di livello giusto. Perché loro sono di 35. Però io, nonostante tutto, muoio con niente, con uno sputacchio. Cioè, se io fossi di livello 35, cosa succederebbe qua? Cioè, non è fattibile. Vediamo se riesco a aumentare la vita di uno. Mi vuole... io ho 0 punti, che secondo me l'aumento. Quindi se me ne vuole 16, niente. Ma andiamo un po' con lei. Con lui. Con lei, lui. Egli, ella. Non si capisce bene. Oh, cazzo. Ah, ragazzi, non so proprio come... come fare. Qui c'è qualcuno? Qui c'è qualcuno. Ecco, questo sono abbastanza sicuro che sia da solo. E qui sono abbastanza sicuro che non verrà nessuno a reclamarlo. Se mi fai andare davanti. Ma guarda lì quanto cazzo è veloce. Ok, vai. Allora, riproviamoci da capo. Overwatch. Overwatch. No, ho sbagliato, ragazzi. Ma porca di quella puttana. Non è possibile che ho sbagliato il pulsante a caricare. Salve, buonanotte. Ha passato. Che cavolo. Allora, scusatemi, ma porca miseria. Non c'è verso oggi, non c'è verso. Va bene, riproviamo. C'è questo cacacazzi di storie dei marroni. Dai, però, muoviti. Tanta miserica. Allora, andiamo da quell'altro. Oh, c'è del rottame qua, non l'avevo mica visto. Andiamo a prenderlo. Qua c'è altro. Non mi sembra. Ok, andiamo da quel bot e vediamo di ucciderlo. Almeno quello sono sicuro che lo uccido. Senza eccessivi problemi. Eccolo qua. Vediamo di prenderlo abbastanza alla sprovvista. Ha un campo d'azione esagerato. A due, oh. Allora, così devo fare, ecco. Così, che se spingi Y, e non c'è scritto da nessuna parte, non lo vedo io. Se spingi Y, passi. Ci vuole una gran pazienza. Allora, 50% è un po' poco. 75 già va meglio. Cioè, considerate che lui ha un bonus. E cioè, non arriva da nessuna parte, eh. Gotcha. Ok, vai, questa è andata. Adesso avviciniamoci un pochino. Tanto ci ha visto, ragazzi. Che devo fare io?
Ok, andiamo con lei che ha comunque un bonus di bot. Vediamo se riusciamo a farlo entrare. Sì, è entrata. Ok, siamo a posto. Questo l'abbiamo ucciso. E queste sono le giocate che vi piacciono a me. Quelle ragionate che comunque ti fanno confusione. Ok. Vedete, cioè, questo ha fatto un casino della Madonna e loro non è che sono tanto lontani. Però, insomma, abbiamo livellato. Ma il livello abbiamo visto che non serve assolutamente niente in sto gioco, perché un livello in più non mi dà né più energia, né più danno, né più possibilità di attacco. Non mi dà un cazzo di niente. E quindi non serve un cazzo di niente il livello. Perfetto, sono contento che avete fatto un gioco così. È fatto proprio bene, complimenti. Allora, vediamo un po'. Qui c'era quello, ma dopo chiama tutti quanti. Devo fare come al solito un attacco devastante, sperando che però ce la facciamo, perché come al solito mi ha fatto male. Non vedo niente. Dove mi metto? Questo ciccione tra i coglioni. Fantastico. Posso provare a mettermi qua. Però vedete che lui se ne va via? Sì, ma cazzo. Quando dico di qua, vai di qua. Ma perché fa sempre quello che vuole lui? Porca miseria. Allora, quel tipo là dovrebbe essere da queste parti. E se viene da solo, o almeno preso in mente da solo, l'ho detto male, lo so. Salviamo perché non ce la faccio più. Ok, proviamo così e vediamo che succede. No, ma Barmy, vai direttamente dall'altro campo, tanto vero? Allora, questo è 100%, è un critico, perché lui ha la facoltà di chiamare sempre qualcuno. No, aspetta, così. Così va bene, così va bene. Ha la facoltà, dicevo, di chiamare sempre qualcuno. Proviamo così, dai. Ok, 12, ha fatto critico e l'ho incendiato. Adesso lui ci ha visti e io andrei direttamente qua. Così facciamo il 100% e tanti saluti. Vai. Vai, vai, muoviti. Non sta sempre a parlare mezz'ora. Cavolo, cazzo, ma parla sempre questa qui. Non sta zitto un attimo. Andiamo così e vediamo che succede. Okay, se lui non c'è, almeno non suona il trombone. Ok. Non ha sentito nessuno. Oh. No, ovviamente non ci dà niente, perché deve darci qualcosa? È insensato. Oh, ragazzi, meno male. Dai, ho scremato un pochettino, siamo due in meno. Bene, ragazzi, dai, facciamo che ci salutiamo qua, perché mi devo riprendere un secondo, perché sto gioco è veramente fatto bene. E niente, io come al solito vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do un saluto a Shiva. Ciao, ciao.